Ormai ci siamo. Siamo veramente agli sgoccioli e stiamo per dare inizio al Boetico Vegan Festival. 3 giorni di festival vegan a 360 gradi. Siamo qua nel Parco della Cabura. Questi 3 giorni di festival sono articolati tra concerti di musica la sera, rappresentazioni teatrali, conferenze e laboratori di cucina. Avremo lo yoga, una lezione alla mattina alle 10:30 e una al pomeriggio alle 5:30. Volevamo anche ricordare che questo festival è un festival gratuito e libero per tutti. È un festival che non è rappresentato da nessuna da nessuna associazione, quindi è un festival libertario. È organizzato da Marinatti, che sono io, l'amico Fabrizio Ferniani, che è consigliere direttivo della LAV di Bologna, e Stefano Baratti, che è il presidente dell'associazione Cabura, che è di questo parco meraviglioso che ci ospita. Siamo felicissimi e vi invitiamo a venirci a trovare. Ci sono un sacco di conferenze interessanti. Avremo Fabio Serrossi, che è uno degli attivisti che ha contribuito alla liberazione di 3.000 cani beagle dell'allevamento lager di Green Hill. Avremo medici che ci racconteranno la loro verità dietro a un'alimentazione vegan da un punto di vista scientifico, e ci saranno altri attivisti che racconteranno le loro interessantissime esperienze, Sea Shepherd con lo scandalo della mattanza dei globicefali, e poi Fabrizio, quante ne abbiamo? Abbiamo la LAV, la LAV interessante, che parlerà delle fabbriche di carne, ed è un argomento davvero cruento e altrettanto interessante, perché noi diciamo, vi offriamo gratuitamente informazione perché è nostro dovere conoscere e sapere, però altrettanto vi vogliamo offrire divertimento e piacevolezza e soprattutto prendervi per la gola. Infatti avremo tanti punti di ristorazione, iniziare dal ristorante vero e proprio, che sconvolgerà la cucina tipica bolognese in versione vegana. Quindi troveremo le lasagne, le scaloppine, troveremo le zucchine ripiene, troveremo tutto quello che siamo sempre stati abituati a mangiare in versione onnivora, trasformati in vegan version, diciamo così. Quindi vi invitiamo, veniteci a trovare e siamo felicissimi. Venite, venite.